Vorrei cercare di parlare della questione delle vaccinazioni, nel tentativo di spiegare nel più semplicemente possibile la situazione. Esistono due tipi di malattie, le malattie batteriche e le malattie virali, nell'ambito delle infezioni. Per le malattie batteriche noi abbiamo gli antibiotici che distruggono la capacità del batterio di replicarsi e quindi abbiamo una buona arma. Nell'ambito dei virus invece non abbiamo armi efficaci, perché non possiamo impedire al virus di replicarsi perché lui utilizza le nostre cellule per fare questo. Se usiamo un farmaco per impedire la replicazione di questi, dei virus, in qualche maniera usiamo un farmaco dannoso anche per noi stessi. L'unica arma che noi abbiamo è quella delle vaccinazioni, quindi. Che cos'è un vaccino, però? Un vaccino è un virus che viene reso meno cattivo, inattivato, per fare in modo che il sistema immunitario capisca che quella è una sostanza pericolosa e l'aggredisca successivamente quando entra in contatto più volte nell'arco della vita. I vaccini erano appunto questo: veniva utilizzato, preso un virus, lo si rendeva meno cattivo e si utilizzava questo virus meno cattivo per sensibilizzare l'organismo alla malattia. Questo però aveva dei problemi. Uno perché potevo scatenare la malattia se non riuscivo a farlo in modo che questo virus, non fosse così buono come io l'avevo cercato di creare. Altra cosa è che per creare molte dosi di vaccino io dovevo amplificare questi virus meno cattivi in qualche tessuto, venivano utilizzati gli animali ed è successo alcune volte che quando inoculavo il virus meno cattivo, inoculavo anche virus di animali che non mi ero accorto che passavano nella produzione del vaccino. Questo ha fatto in modo che non utilizzassimo più virus vivi per creare le vaccinazioni. E con la capacità dell'ingegneria genetica si è creato un nuovo metodo, cioè si è costruita artificialmente la scatoletta, la capsula, la superficie dei virus senza che il virus fosse realmente il virus pericoloso, cioè solo la scatoletta in cui si rendeva uguale la forma esterna e quindi il sistema immunitario poteva riconoscere come virus e quindi imparare che quella sostanza era pericolosa, ma senza che ci fosse veramente il virus che facesse male, quindi che portasse malattia. I vaccini di adesso sono questo, non sono più virus attenuati, virus resi meno pericolosi con vari procedimenti, sono costruiti artificialmente in modo che si realizzi solo la scatoletta esterna senza quello che c'è dentro e quindi senza che possa produrre malattia. Il problema è che per fare in modo che questa scatoletta esterna rimanga stabile e esattamente nella conformazione spaziale che mi serve, perché deve essere la stessa del virus e l'organismo nostro deve capire esattamente la forma del virus, ho bisogno di introdurre delle sostanze che la rendano stabile. Queste sostanze possono essere tossiche. Possono essere tossiche, ma debolmente tossiche rispetto alla quantità di tossici che noi ogni giorno entriamo in contatto. Tutti i metalli pesanti che possiamo prendere con il pesce nelle acque inquinate, le nostre amalgame nei denti quando facciamo le otturazioni, l'acqua in tantissime parti non è perfettamente pulita e anche che possiamo, le stesse sostanze che possiamo respirare nell'aria, nell'inquinamento, con i gas combustibili, col fumo della sigaretta. Esistono alcuni organismi che possono essere maggiormente sensibili, è vero, a queste sostanze tossiche. E che quindi inoculandolo possono avere delle reazioni esagerate, ma la percentuale di rischio delle malattie provocate da queste sostanze tossiche che mi servono per produrre i nuovi vaccini più sicuri di quelli di una volta, sono rischi infinitesimali rispetto a quello che posso avere quando invece contraggo la malattia realmente o se veniva utilizzato il vaccino con il virus attenuato negli anni passati. Anche perché poi una cosa da considerare è che la malattia virale molto spesso non sparisce quando sparisce il sintomo, quando guarisco, quando non ho più febbre. Perché il virus, quello vero, è in grado di nascondersi molto spesso nel sistema nervoso di ognuno di noi. Quindi noi siamo guariti dalla malattia, non c'è manifestazione alcunché, ma il virus è ancora presente nel nostro organismo. E col tempo può provocare danni.
Può provocare soprattutto danni neurologici, encefaliti, la panencefalite subacuta sclerosante del morbillo. Anche le sindromi demineralizzanti possono essere causate da virus. Quindi noi non dobbiamo considerare che la vaccinazione ci previene la possibilità di avere la varicella o il morbillo. Ci previene sì la possibilità di avere questa malattia, ma anche tutto quello che questi virus portano e provocano nella vita di ognuno di noi fino al nostro periodo dell'età anziana. Questo non viene percepito dalla popolazione e pensa che il problema sia solamente la varicella. Altro aspetto molto importante è che la vaccinazione previene la possibilità di che un gruppo grande di persone si possa ammalare, ma previene anche la possibilità che questi virus possano continuare a crescere nel tempo e a modificarsi nel tempo. Quindi io con le vaccinazioni ho la possibilità di eradicare, di distruggere completamente il virus della faccia della Terra, come è successo per esempio col vaiolo che non esiste più, come è successo con la poliomielite in quasi tante, in molte parti del mondo occidentale, non in tutte ancora, purtroppo. Quindi questo è un aspetto sociale molto importante, assolutamente molto importante. Altra cosa è che nell'ambito legislativo, l'obbligatorietà dei vaccini deve essere in qualche maniera accettata soprattutto nei territori, nei paesi dove ci sono basse frequenze di vaccinazione, perché questi diventano dei paesi portatori di morte per molti bambini nel mondo. E purtroppo l'Italia è uno di quei paesi dove c'è una bassa vaccinazione. E questo è un allarme che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato proprio per fare in modo che l'Italia riprenda a vaccinare come gli altri paesi, dove magari non sono obbligatori, ma c'è maggiore informazione, maggiore coscienza sociale e le popolazioni vaccinano i loro figli, i genitori vaccinano i loro figli anziché senza l'obbligatorietà. Per questo motivo, perché salvano la vita del bambino. Non solo nel momento della malattia, ma in quello che questa malattia può portare in tutto l'arco della vita. E soprattutto fanno in modo che questo virus non divampi nel sistema pubblico e quindi non sia la causa di morte per tanti altri bambini che entrano in contatto con il proprio figlio.